Si continua a parlare del progetto della diga del Vanoi. Lunedì sera a Canal San Bovo è andata in scena una partecipatissima serata pubblica dove associazioni, enti e portatori di interesse del territorio hanno ribadito la loro contrarietà al progetto portato avanti dal Consorzio di Bonifica Brenta. Una contrarietà espressa anche dal consigliere regionale ed ex candidato governatore del Veneto Arturo Lorenzoni, che ne fa un discorso di merito e metodo. Ci sono due aspetti che io voglio sottolineare, uno di merito e uno di metodo. Quello di merito è relativo ad un'opera che nasce più di 100 anni fa e viene recuperata periodicamente e che ha mostrato tutte le sue criticità nelle opposizioni che sono state sollevate dalle popolazioni delle province di Trento e di Belluno. Ma c'è anche l'aspetto di metodo, in merito al fatto che il Consorzio Brenta ha commissionato un lavoro in un territorio della provincia di Trento senza coordinarsi con la provincia stessa. E secondo me c'è il dato politico veramente rilevante, che è la diffida da parte della provincia di Trento al Consorzio Brenta di proseguire nei lavori. Procedere senza un coordinamento tra enti significa non avere responsabilità istituzionale, ed è significativa questa lotta tutta interna alla Lega. Presidente Fugatti, presidente Zaia che si appella ai tecnici, le due province di Belluno e di Trento che si pronunciano contro e l'ostinata continuazione a proseguire in un progetto che ha delle alternative migliori, meno costose e meno rischiose. All'incontro di Canal San Bovo era presente per la provincia di Belluno anche il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi assieme ai tecnici di Palazzo Piloni. Bortoluzzi, ricordando come il consiglio provinciale si sia già espresso ufficialmente in due occasioni contro l'invaso, allontana però lo spettro dello scontro istituzionale. Secondo me la condizione sarà condivisa. Ho visto anche le dichiarazioni del presidente Zaia ultimamente, sono a favore della sicurezza in primis, e questo mi rincuora perché, come dicevo prima, siamo in una zona P4, certe opere proprio per noi bellunesi hanno una certa sensibilità, visto anche quello che è successo al Vajon.